Euronews ha intervistato Laimdotas Straujuma, primo ministro della Lettonia, paese che a partire dal 1 gennaio assumerà la presidenza dell'Unione Europea. Riga condivide l'invito di Donald Tusk di arrivare ad una strategia forte e condivisa per affrontare la Russia, paese con la quale la Lettonia confina. Il presidente Putin resta inflessibile nonostante le sanzioni. Come pensate di agire nei suoi confronti per poter tornare ad avere una relazione? Sono piuttosto soddisfatta del livello di coesione mostrato dagli Stati europei. Se il protocollo di Minsk sulle relazioni tra la Russia e l'Ucraina dovesse fallire, allora le sanzioni continueranno. Una parte importante della popolazione lettone è di origine russa. È un problema per il vostro paese e per il semestre di presidenza a capo dell'Unione? Il 27% della popolazione lettone è di origini russe, ma la situazione nel paese è calma e stabile. Anche l'Ucraina vive problemi finanziari. Pensa che l'Europa dovrebbe approvare il terzo pacchetto di aiuti? Il governo di Kiev ha chiesto 2 miliardi di euro. In Ucraina c'è un nuovo governo e ha molte riforme da compiere. Queste riforme, oltre all'assistenza umanitaria europea e degli altri paesi, sarà il modo con il quale si risolveranno i problemi esistenti.